Ora so che io sono sua e che lui è mio. Sarebbe più facile se fosse una sola persona. Ma tre sono troppe. Benvenuti a Celebrity X on the Beach, il programma più ormonato della televisione italiana. Colpi di fulmine, corna, litigi, incontri hot e veri e propri duelli all'ultimo slip. Sotto il sole caliente di Gran Canaria, la temperatura è davvero incandescente. Tra giochi, feste, tanti vizi e poche virtù, le nostre celebrity si danno la pazza gioia, ma mai fare i conti senza l'ex. Celebrity X on the Beach sta per cominciare. Buon divertimento. La mia ex mi ha dato questo braccialetto 2 anni fa, ma mi sono lasciato tutto alle spalle. Perciò... Sì, Mike! Non volevo farti del male, ma purtroppo ho finito per fartene, mi spiace. Ho dei sentimenti reali per te, non è giusto. Io non provo lo stesso per te. Penso che sia meglio per entrambi lasciar perdere. Pride Party stasera! Meghan è davvero più bella che mai, non riesco a non guardarla. Pensi che questa torta sia commestibile? Penso ci sia qualcuno dentro quella torta. Chi c'è nella torta? Penso che ci siano dentro 2 persone. Spero solo che non sia qualcosa che rovini la festa. Vieni fuori, bello! Forza, esci dalla torta! Oh mio Dio, è la mia ex! Meghan! Ehi, torna nella torta! È l'ex di Meghan, non la voglio qui, rovina la serata! Perché? Ciao tesoro, sei fantastica! Come stai? Stai bene? È come se fosse Natale. Pregavo per una ragazza gay o bisessuale. C'è lei ed è uno schianto! Mi chiamo Emel, vivo a Manchester. Sono venuta fin qui per Meghan. La prima volta che ci siamo incontrate è stata subito chimica. Dopo un minuto era tipo, sei uno schianto, sei sexy, bla bla bla. Il minuto dopo mi ignorava. Sono qui per vedere se possiamo avere quella chimica che penso che abbiamo. Quindi spero che Meghan non sia già legata a qualcuno, perché sarebbe... imbarazzante! Come vi conoscete voi due? In pratica ho chiesto a Meghan di uscire 4 anni fa. E da allora è un po' confusa con me. Sono dei pesci, sono molto indecisa. Beh, un minuto sì. Sono... Non dare la colpa alle stelle, però. Lei è splendida stasera. Cioè, mi trovo molto bene con James, ma lei è incredibile. Lo sai che mi piaci, ma penso di aver avuto un po' di problemi con la mia prima relazione al femminile. Sì. Meghan si struggeva per un ex quando è arrivata e adesso ne ha una. E non solo. Emel è uno schianto. Quando ti ho chiesto di uscire non eri nemmeno libera in quel momento. Hai naso per la gaitudine. Sì, si sentiva. Penso che lei sia aperta a vedere come vanno le cose. Si vede ancora la scintilla tra voi due, capite che intendo? C'è ancora amore nell'aria, si vede. Non ho mai visto Meghan così felice fin quando non sei comparsa tu. Dai, mi imbarazzi! No, cioè, guardatela, sta brillando. Meghan, perché non le spieghi qual è la tua situazione attuale nella villa? Sì, io e Loki siamo tipo amici intimi. Ah sì? Sei tu Loki, giusto? No, non quel poveraccio, no. Loki è lui ed è fortunato ad avere Meghan. Mettiamo dei paletti. Puoi dirlo forte? Sophie dice che è fortunato ad avere Meghan, ma non sono affari suoi. Le piace solo seminare zizzania. Però ci somigliamo, stesso taglio di capelli e resto. Siamo no? Uguali, sì. Un punto di viola. Magari puoi unirti e fare una cosa a tre. Grazie, puoi andare. Mentre Meghan si prende i complimenti di Emel, Sophie si prende le parole di Cory. Che problema hai? Non ho nessun problema, voglio solo dormire. No. Tu
Tutta la situazione con Cory è molto difficile ormai. Il fatto è che quando la gente ha problemi con me, fa commenti forti e poi mi parla dietro le spalle. Io ovviamente vado sulla difensiva. Hai sparato una frecciatina e te l'ho detto. Ma no! Ah, non l'hai sparata? Siete stati immaturi. Ah, sì, lo siete stati. Eravate dei dodicenni che si alleano contro un'unica ragazza. Sì, vai avanti. Però esci dalla mia camera, non voglio parlarne. Io mi metto a dormire. Mi metto davvero a dormire, non voglio parlare con te. Non so neanche perché sei... Se non vuoi parlare con me, allora perché fai commenti su di me? Perché non ricambio i tuoi sentimenti? Oh, ma pensa, adesso vuoi metterla su questo piano? Per mettermi alla prova? Non penso che mi abbiate parlato in modo carino, perché non ho fatto niente. Non ti ho nemmeno parlato, solo detto non stuzzicarlo, ecco cosa ho detto. E adesso fammi dormire. Sophie. No, non voglio parlarne con te. Vi voglio bene. Dai. Ma se qualcuno non vuole parlare, così lo provochi e basta. Adesso Cory non vuole parlare. Ah, ma Cory non vuole mai parlare. Lui ha le sue opinioni e fine della questione. È meglio che me ne vada. Sei terribilmente infantile, sei la persona più falsa qui, lo sai, la persona più falsa qui. Senti, dentro. Non voglio mai più parlare con te, Cory. Perfetto, vai. Non mi parlare, vai. Vattene via. Difendi il tuo amico di 34 anni e sbattimi fuori. Ok? Vai, dai. Bravo. Beh, è andata bene. Sogni d'oro, Cory? Stupido, piccolo, immaturo. Oh. Come ti senti in tutto questo? Un po' sopraffatta, a dirla tutta. Lo so, pensavo... Ma di chi è la ex? È strano, perché gli ultimi due giorni ero molto legata a James e adesso penso... Ma che cosa vuoi fare? Hai sempre detto che avresti voluto una ragazza che ti stuzzicasse un po'. Penso che il suo ego potrebbe uscirne ferito se flirto un po' con lei. Ma è carina. È quello che hai sempre non detto. Non devo essergli fedele. No! Finché sarò rispettosa andrà bene. E non è che lui sia venuto qui a dirmi «Oh mio Dio, Megan, voglio sposarti!» È soltanto perché non ha altre opzioni. È solo... Ok, vieni qui. Sei solo un riempitivo, Loki. Dove sei che voglio flirtare? Dove sei? Letteralmente. È un peccato perché gli ultimi due giorni eravamo andati oltre l'aspetto fisico. Andavo da lui se volevo delle coccole e andava bene. Ma adesso è spuntata lei e io sono tipo... Oh mio Dio, sei una bomba. Non so davvero che cosa devo fare. Megan ha un dilemma tra le mani. Intanto Sophie è ancora sul piede di guerra. Calmati. No, non mi calmo! Non posso farlo! Voi siete così tanto immaturi da tu non sei poterci immatura. Credere! Tu sei immatura! Sof! Non posso credere a niente! Non posso! Senti, smettila di fare l'innocentina, per favore! Non ci penso nemmeno prima a farlo! Prima mi hai guardato, volevi irritarmi! No, io non volevo farlo! Pensi sempre che sia tutto intorno a te, vero? Senti... Tu e Cory con questa storia state ferendo i miei sentimenti. Siete due uomini adulti e non lo trovo giusto. Siete voi che mi date addosso. No, non ti diamo addosso, no? Però non c'è un'altra ragazza che ha subito così tanto dai ragazzi come me. E lo so che dico quello che penso e che sono onesta. Non penso sia giusto. Credo di non meritarmelo. Io non credo sia giusto che dopo prima tu sia qui a fare la vittima e la stupida. L'hai baciato. Continui a baciarlo e a confondere. Ma io non continuo. Non baciarlo. L'ho fatto una volta. Vedi, quel ragazzo, non puoi trattarlo in quel modo. È molto manipolatrice, sa esattamente cosa fa. Stai con Cory o smettila. Spero che non te ne debba mai pentire. Sì, grazie. Siamo passati da Pride Party a puro pandemonio. Wow! Oh mio Dio! Declan e Nathan sono sgattaiolati nell'attico per sfuggire agli altri. Dopo questa serata devo davvero stare distante da tutti. Sì, è stato troppo, Forza, un abbraccio. Oggi andrà bene. Godiamoci questa colazione, ho fame. Ci aiuterà ad andare d'accordo. Oh, non riesco a toglierli. Oh, cavolo. Ho avuto un problema con Meg e Amy. È Emel, Loki, Emel. E poi anche con Sophie. Non il massimo. Questa villa mette alla prova, eh?
Forse era luna piena ieri sera, erano tutti fuori di testa. Sarò onesto comunque, ha fatto un commento stupido. Chi? Rudy. Sì, potete fare una roba a tre. Ho pensato, sì, ma non è che se a una piacciono uomini e donne vuole per forza scoprire insieme. Io non voglio fare così a tre. Sì, non credo fosse quello il punto, Loki. Ah, che giornata. Splendida mattinata. Come ti senti? Oh, ti senti male? Sì, sono stata sveglia tutta la notte. Poi ho fatto dei sogni un po' strani. Qualcosa tipo spuntare da una torta arcobaleno gigante in bikini? Non so bene come mi comporterò stamattina. Stava andando così bene con Loki, ma ora c'è lei. Andrò semplicemente lì e vediamo che succede. Ho delle opzioni. Mi piace. Grazie per essere stati tutti così accoglienti. Vi aspettavo tutti un po' più carini, vi dico la verità. Ma tant'è. Picchi duro. E sei appena arrivata. È un po' presto. Piantala. Ma no, è stato bello. Anzi, grazie per essere stati carini. In generale è stata una bella festa ieri. Io la penso così. Tu che ne dici, Meg? Se mi è piaciuto il Pride? Sì. Sì, decisamente sì. Ehi! Eccoli qua. È amore nell'aria. Oh, sì. Ah, guarda che sorriso che ha. Perché guardavo la frutta. Allora? Cosa? Com'era l'attico? Carino. Sì? Sì. Sì, è stato bello. E ovviamente ieri sera, mentre impazzivate tutti, è stato... Bello rilassarsi. Scappare, rilassarsi. Comunque, com'è andata ieri sera? State tutti bene? Sì, cioè, qualche casino, ma non so... Non so nemmeno se parlarne. Oh, mamma mia, ma dici davvero? Possiamo indicare l'elefante nella stanza? Così ci leviamo il pensiero. Quale elefante? Che è successo? Cos'è successo? Ero nel mio letto a farmi i fatti miei e Sophie è entrata dicendo che sente che io ho dei problemi con lei. Ho detto no, non ho nessun problema con te, vorrei soltanto dormire. Sei venuta in camera mia per rompermi le palle. Non ho fatto nulla di male, ero soltanto nel letto, in silenzio. Mi dà fastidio che sia stato fatto davanti a tutti. E quando ho detto che sei una falsa, hai iniziato a urlare. Smettila, per favore, non è un fatto. Sì, ma è così, sei una persona falsa. Non puoi dire che non è un non fatto. E... Non sto più parlando del tuo commento su Meg e Loki. Dico parlare. Che ero nel letto e tu sei venuta ad urlarmi addosso senza ragione. Parlare. Io puoi non ho urlato. Parlare. Puoi lasciarmi parlare? Vai. Tu e James vi siete messi contro di me. Avete detto perché gli hai lanciato una frecciatina? Perché gli hai lanciato una frecciatina? È difficile non farsi coinvolgere in questa villa e in questo ambiente. Sì, perché... Hai cercato di farmi sembrare di nuovo una brutta persona. Non ho fatto niente di male a nessuno. Non l'ho fatto. L'hanno visto tutti. Solo perché due mastini si supportano a vicenda. Pensano che quello che dicono sia un fatto. Non vogliono nemmeno sentire la mia versione della storia. Perché ormai hanno la loro idea. Lo sai. Senti, che te ne posso... vai in giro facendo okay, tutte queste scene. Ok, ma avete parlato per fare solo voi. Sei non così posso innocente, parlare, sei non così posso innocente. Dire la mia versione. Sei una ragazza intelligente, non... sai bene quello che stai facendo. Ascolta. Sta facendo tutto da sola. Se la canta e se la suona. Non puoi andare in giro a baciare i tuoi amici. Poco ma sicuro. Sì, ma quello che sto dicendo. Come sta. Voglio dire. Voglio comunque che stia da sola. È troppo tardi per ripensarci sull'essere qui. Ti rispondo io? Sì. Sofia è la mia migliore amica nella villa, con James. James adesso ha il supporto di tutta la tavolata. Sofia è quella che ha più bisogno di me. Quindi cos'è questa storia? È come se con Cory stessi rivivendo la situazione di quando abbiamo rotto e lui non faceva che abbaiarmi contro. Ed è la stessa cosa anche con James, quando mi ha fraintesa e ha detto a tutti cose sbagliate. Io l'ho scoperto e lui è andato sulla difensiva. Ovviamente sono due ragazzi contro di me. Pensano di avere ragione e si fomentano a vicenda. Non posso combattere con due persone alla volta senza nemmeno poter parlare. Per questo me ne sono andata. Tanto non avrei potuto dire o fare niente per fargli cambiare idea. È una battaglia persa. Cambiare idea, sì. Come diceva mia mamma, non puoi insegnare ad un vecchio cane a pisciare dritto se ha pisciato storto tutta la vita. Cosa? Loki potrebbe fare il cane antidroga all'aeroporto. Ficca il naso ovunque. Non lo sopporto. Oh, ci siamo. Il tablet del terrore è in vena d'amore. Oh, wow. Chris e Ella, farete un'uscita insieme. È la vostra opportunità per esplorare a fondo i vostri sentimenti, ma... Attenti, gli squali... potrebbero essere in agguato.
No, non mi piacciono gli squali, non lo voglio fare. Non sappiamo cosa sia, non scopriamo. Non se ci sono gli squali, Christopher. Non credo ti mettano con gli squali. No, solo te, Chris. E non chiamarmi mai più Chris. Ma no, non ti faranno mangiare viva. Sì, è quello che ho detto io. Ho paura, non mi piacciono gli squali. Beh, c'è Chris, può combatterli. Oh, non è ancora finita. Michael e Lisa. Yeah! Farete un'uscita anche voi? Sì! Sì, più o meno. Finalmente un appuntamento. Sono felice di uscire, io e Michael da soli e solo atmosfera positiva. Sì! Ma che figata è? Mike sembra molto felice. A presto! Il tablet del terrore è il mio migliore amico. Finalmente starò da solo con Lisa. Sono felice, sì! Soldi! Soldi! Ma prima che Mike abbia i suoi soldi e prima che Ella sia pronta, Chris cerca consigli in giro prima dell'appuntamento. Ella e io stiamo bene. È il periodo migliore da quando siamo qui. E ho la sensazione che oggi sarà il giorno in cui le farò la grande domanda. Penserete che sono fuori di testa. Oh, sapete no. Che cosa dirò, so no? Cosa sta per succedere. Vuoi chiedere ad Ella di stare con te? Se non lo faccio oggi, non lo faccio più. Sento che devo provare, che dobbiamo provarci. Sono più legato a lei che a chiunque altro qui. Deve sapere che per me lei non è solo un gioco. Non è solo una storiella in vacanza, capite? Chiedere ad Ella di stare insieme è impegnativo per me. Ho bisogno di aiuto dagli altri. Mi serve un'opinione esterna. Voi due vi completate bene a vicenda. Si vede che fate faville. Io ti dico di provarci al 100%. La domanda è, come lo farai? Non posso farlo e basta. Devo fare qualcosa di appropriato. Perché non una piccola poesia? Non credi sia strano? Un po' troppo. No, Hai aspettato troppo, sì. Chris. La risposta che temono tutti per questa domanda è il rifiuto. Mi sto c***o sotto. Ah, ma guarda un po'. Esatto, Mike, è l'ora dei braccialetti. Fatti un favore, non buttarlo via questo. Davvero? È divertente. Ci fanno fare dei braccialetti, è un cliché, ma è una cosa molto carina. Questo braccialetto ci sta bene, è il nostro braccialetto. Sì, sì. È praticamente un nuovo inizio, un nuovo giorno. Sono felice di dove sono ora perché sto cercando di sistemarmi. Penso che sia un momento importante della mia vita e che chiunque voglia entrarci debba essere serio. Non sono il tipo di persona che esce col primo che passa. Non sono così, che sia in una relazione o meno. Mi piace che ogni nostro pensiero, le nostre menti siano allineate. Penso sia importante. Sì, è importante. Sono molto felice che anche tu ti senta così. Mi sento molto bene con Lisa. Penso che porti molta positività, molta energia positiva, buone sensazioni, lo sapete. Io ascolto le sensazioni. Sì, lei mi fa sorridere. Mi rende felice ed è quello che voglio in ogni mia relazione. Ti guardo e mi sento davvero felice. No. È tutto quello che un uomo vuole. Che la tua ragazza ti faccia sentire come un re. Vorrei che fossimo fidanzato e fidanzata prima o poi. Mi sento esattamente uguale, davvero. Sì. Vorrei uscire e dire... Non sono sul mercato. Ah, sì? Sì. Beh, possiamo dire così. Facciamo un brindisi alla tua bellezza, come al solito. Oh, grazie. Salute. Salute. Lisa e Mike, quindi, sono ufficialmente fuori dal mercato. Ma Chris e Ella avranno scoperto se sono sul menù di uno squalo affamato che non vuole altro che divorare. No, stanno solo andando all'acquario. Probabilmente è un'opzione più romantica, onestamente. Guarda che grosso quello. È davvero affascinante, vero? Qualcuno ha superato la fobia degli squali in fretta. Che posto incredibile. Ella è stupenda. Con una location simile, è il momento perfetto per chiederle di essere la mia donna. È o no il miglior appuntamento della tua vita? È incredibile. Questo, mia cara, è quello che puoi chiamare un gentleman. Oh mio Dio, più va avanti e più è il miglior appuntamento della mia vita. Ok, sei pronta? Wow.
Wow, cos'è stato? È stata l'eco. Incredibile, un brindisi. Ah? Ah. Mete? Un brindisi a mete. Oh. Vedi, alla fine i pesci non erano così cattivi. Salute a te, a me e al conoscerci meglio qui. Sì? Perché mi piace molto come vanno le cose tra di noi. E penso che piaccia anche a te. Sì, è vero. Alla fine è successo naturalmente. Sì, e penso che sia bello che sia successo lentamente coi suoi tempi. Voglio solo che tu sappia che non ti farò del male, ma so che forse devo dartene una prova. E che forse devo fare qualcosa in più di quello che ho fatto finora, ma penso di poterlo fare. Volevo dirti una cosa oggi, ma non sapevo come fare, così ho scritto una poesia. È la cosa più romantica che abbia fatto in vita mia. Forza! Sei pronta? Certo, tesoro. Siamo qui in mezzo agli squali. E i miei sogni diventano reali. Vorrei poterti sempre baciare. E la mia donna ti voglio chiamare. È una buona poesia. È finita? Sì, è finita. Mi ci è voluto un po' per scriverla. Sarà stato seduto sul cesso almeno un minuto e mezzo per scrivere questo capolavoro. Non è abbastanza carina per te? È dolce. E questo lo tengo no, io. No, non tenerlo, è imbarazzante. Invece sì, lo incornicio. E qual è la tua risposta? Puoi chiamarmi la tua donna e tu sarai il mio uomo. Sono al settimo cielo adesso. Arrivare fin qui è stato come stare sulle montagne russe. Non potrei chiedere un finale migliore. Missione compiuta. È una vittoria. Sei davvero morbido. Hai detto che sono morbido come un sederino, ma non so bene cosa vuol dire. Penso sia giusto, quindi mi adeguo. Sono così felice. Mi ha tranquillizzata. Ora so che io sono sua e che lui è mio, quindi... Beh... Sono felice come una Pasqua adesso. Intanto Nathan ulula alla luna. Arru! Quasi letteralmente. Prova anche tu, fai au! È stato terribile. Concordo. E mentre la notte cala sulla villa, c'è qualcuno che è pronto a fare le valigie. Come ho detto, vado a casa. Non te ne vai a casa. Sì. Vuoi andare a casa? Sì. Davvero? Sì. Perché? Qui non c'è niente per me. Anche se amo ogni persona qui dentro o come un amico, sento che nessuna relazione potrebbe mai coinvolgermi. Mi sento isolata. Beh, se hai bisogno sai dove trovarmi. Mm. Mi vado a vestire. Facile parlare con te. Mi piace. Sono una tranquilla. Sì. Ciao. Ciao. Hey. Ciao. Mm. Ehi, ciao. Hey. Ok. È bello vederti. Lo so. Oh mio Dio, abbiamo avuto un appuntamento pazzesco. Sarò sincera. Cos'è successo? È stato assurdo. C'erano gli squali. Sì, eravamo in un acquario. Ma era più grosso di tutto l'acquario. Wow. In pratica Chris si è un po' sciolto e mi ha scritto una poesia. Ah! Quindi... Oi, oi, non ci credo. Ce l'ho qui nel vestito. L'hai tenuto lì per tutto il tempo. Ma davvero? Sì, perché volevo tenerlo. Ok, allora... Va bene. Siamo qui davvero... in mezzo agli squali e i miei sogni diventano reali. Voglio poterti sempre baciare e la mia donna ti voglio chiamare. Allora, gente, facciamo un applauso a questi due? Wow. Sì! Congratulazioni, ragazzi, a Chris e Ella! Grazie! Ella e io siamo al settimo cielo ora. Niente può rovinare questa serata, è tutto perfetto. Non ne sarei così sicuro. Hai davvero dei bei tatuaggi. Grazie! Anche questo è carino. Penso che questo sia il mio nuovo preferito. No, questo è splendido, l'ho visto prima. Oh! Oh! Stavo giusto pensando che fosse una bella serata.
Allora. E dai. Allora. Portatore di sciagura. Buonasera, Villa. Ora, Nathan e Declan, avete una grossa scelta da fare. Avete il potere di mandare 3 persone a casa. Il tablet del terrore mi ha sconvolto. Non è una responsabilità che voglio avere. In quanto nuova arrivata, Emel è esente. Per favore, andate a letto sospeso, prima di annunciare chi dovrà immediatamente lasciare la villa. Io e Nathan dobbiamo scegliere 3 persone. Sto tremando e sono nervoso. Perciò guardo Nathan. Spero che sarà lui a scegliere. Crudele. Ma è brutale. Sarebbe più facile se fosse una sola persona. Ma 3 sono troppe. Significa che stasera manderò a casa un mio amico. Ragazzi, possiamo andare intorno al tavolo? E andare contro questo significa andare contro a chi sono e ai miei valori. E non posso farlo. Voglio che tutti sappiate che non c'è niente di personale, assolutamente. Abbiamo solo pensato a dove state andando e a che punto siete, come vi state evolvendo, cosa succede e cosa non succede. Sono qui con Nathan e non riesco a guardare gli altri negli occhi. È la parte peggiore, non voglio dire loro chi dovrà andare via. Credo che alcuni abbiano avuto meno tempo degli altri per sviluppare dei rapporti. Altri ne hanno avuto di più. E mi dispiace tanto. Ma per questo motivo, Rudy e Anya. Mi spiace molto, è stata una decisione difficile. Non sentirti in colpa per averci votati. No, ci sentiamo in colpa. Lo so, siete ovviamente legati a tante persone qui. Oppure avere amici a cui non importa, giusto? So che non lo fate con malizia o... No, no, affatto. Nathan e Declan sono 2 bravi ragazzi. Sembrano molto arrabbiati. Non è una decisione semplice. Le altre 2 persone che potremmo pensare come coppia ci hanno provato. Non ha funzionato. Quindi abbiamo dovuto scegliere tra Cory e Sophie. Cory, so che hai dato a questa esperienza tutto te stesso. E Sophie, io penso che tu sia il mio scoglio, la mia migliore amica che io abbia qui. Abbiamo scelto Cory. Mi dispiace davvero. Perché io... Lei è la mia migliore amica. Sarebbe stato ipocrita da parte mia scegliere lei. Non ho parole. È egoista. È solo egoista. Ho dato molto di più di quello che ha dato lei. Non lo negherò solo per salvare la faccia. È egoistico. Il fatto che abbia scelto me e non lei solo perché è legato a lei, anche se mi diceva tutto il tempo «Voglio bene ad entrambi, siamo tanto amici», è egoistico, molto egoistico. Sono stato sempre me stesso tutto questo tempo. L'altra persona che invece vuoi tenere qui è stata falsa da morire. Penso che se ti guardi indietro vedrai che sono stata io quella onesta. Ma sì, va bene che dai tutta la colpa a me. Sarei felice di andarmene, l'ho detto ai miei amici. Se loro non vogliono che io me ne vada, è una scelta loro. Anche solo il fatto che lei abbia chiesto chiaramente di andarsene, che loro abbiano invece votato me al suo posto, è tutto un po' assurdo. Non ha alcun senso per me. Qualcuno ha detto letteralmente voglio andare a casa, non voglio stare qui con tutti che fanno bla 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 bla. Non dire qualcuno, io non l'ho mai nome. Detto. Sono amico di tutti qui. Ok, Sophie, sì, tu eri felice di stare lì a urlarmi contro, a dirmi delle falsità. Beh, sei penso tu, ecco sia la persona per questo. Che sei. Non è per niente il momento per questo. Non lo è nemmeno per te.
prendi con me, non me lo merito. Non sono io a prendere la decisione. Ok, va bene, tanto devo andarmene. Loro hanno fatto la loro scelta, me ne vado. Sì. Va bene, non voglio sentirti. Cory è un uomo di poche parole. Mi ha stupito che avesse così tanto da dire. Non immaginavo l'avrebbe ferito così tanto, davvero non pensavo. Ho pensato avrebbe detto, ok, tanto non mancavano molti giorni, e andasse. Ora inizio a chiedermi se ho preso la decisione giusta. Mi dispiace che Cory se ne debba andare. Anche io sono arrabbiato. Se penso a Cory, penso a lui come un fratello minore. È dura. Mi fa arrabbiare che Cory se ne vada. Gli voglio bene. Qualunque cosa si pensi di lui, qualunque cosa si possa dire di lui, ciò che ha detto l'ha detto col cuore. E sono sconvolto che sia lui a dover andare via. Nathan, è stata una decisione davvero dura. Credo che tutti qui lo sappiano. È stata dura. Quindi... capisco come vi sentite, ma non sono molto d'accordo sull'aver detto Cory. Dico sul serio. Cory, tu sei stato un faro in questa villa e ti vogliamo tutti molto bene e credo che questo sarà il ricordo che avremo tutti. Sì, assolutamente. Questo è quello che tutti dovremmo pensare. Cory è una persona molto onesta. Credo sia stato molto frainteso, ma ha sempre agito in modo sincero. Ti voglio bene. Anch'io ti voglio bene. Ho dato più spazio alle sue emozioni che alle mie tutto il tempo. Sono provata da come è andata a finire. Abbiamo passato così tanto tempo a cercare di conoscerci. Questo è quello che più di tutto mi dà fastidio. Non dirò ciao. Cory. Ah, mi dispiace molto per lui perché sta cercando di tirare in mezzo Sophie. E il fatto che non siano nemmeno rimasti in rapporti civili è un peccato. Per entrambe, perché hanno passato del bel tempo insieme. Ma quando vengono prese decisioni di questo tipo, sai, le emozioni prendono il sopravvento. Ehi, ti voglio bene. Non ho rimpianti nella vita. Penso che tutto accada per una ragione. Forse avrei potuto fare delle scelte differenti, ma ho conosciuto degli amici, almeno me ne andrò con questo. Ragazzi, vi voglio bene. Voglio bene. A tutti voi. Il saluto che ho avuto da tutti è stato stupendo. Sì. Sapete che vi adoro. Ti voglio bene, lo sai. Un paio di giorni saremo insieme. Ciao. Mi raccomando. Andiamo. Ci vediamo, ragazzi. Ciao. Non so perché mi commuovo così tanto. Sì.